Ciao Simona, Ciao, hai caldo? da morire, non ce la faccio più. Però ho trovato la soluzione per mangiare qualcosa di light, rinfrescante che non ingrassa. Scommetto che a questo tu non ci hai pensato. Dai, spara. Ta-da! Ma sicura che non vuoi vedere il mio video sui cibi rinfrescanti per l'estate? Ciao a tutti amici! L'estate è una stagione speciale, vero? Ma per l'alimentazione a volte è complicata. Con questo caldo c'è chi ha troppa fame, chi non ha più fame, chi dimagrisce naturalmente e chi si gonfia sempre di più. Ma io certi giorni ho una fame da lupo e altri non mangerei neanche un grissino. Infatti, ognuno la vive un po' a modo suo perché siamo tutti diversi. Per fortuna la naturopatia ci fornisce dei punti fermi utili per tutti. Vediamo insieme quali sono. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti vi piace, tanti nuovi video. Prima di tutto, in estate è vero, abbiamo bisogno di meno calorie, quindi meno grassi, meno zuccheri e meno carboidrati. Per questo in estate i dolci vanno guardati da lontano e quando è impossibile resistere, possiamo concederci un gelato come sostituto di un pasto, come spiego in questo video. E vai! Oggi voglio condividere con voi i 10 cibi anticaldo secondo la società italiana di scienza dell'alimentazione. Aiutano per la linea e danno una sensazione di benessere e freschezza dentro e fuori. E ora ecco gli alimenti top 10 dell'estate. Ma se una voglia di proteine? In generale, le proteine vegetali sono meno riscaldanti di quelle animali perché sono più leggere da digerire, soprattutto in estate. Fate i vegetariani almeno un giorno alla settimana. Che ci vuole? Per gli onnivori, ecco le proteine animali più adatte al caldo. Per seguire tutti i miei consigli, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic. Così, e attivate la campanella delle notifiche. Vai con le proteine! Oh, grazie Simo, con questi consigli mi sento già più fresca. E voi? Scrivetemi nei commenti le vostre esperienze, sapete che io leggo e rispondo. Condividete questo video con i vostri amici, ve ne saranno grati per avergli dato un modo per stare più freschi. E soprattutto a tavola, naturalmente. Al prossimo video, ciao! E che ci vuole? È tonda, ferma, minimal. Vabbè, finito.